È con vero piacere che vi presentiamo una stella di bronzo al merito sportivo, fortemente voluto e fortemente applaudita questa assegnazione, perché Giuseppe Giordo rappresenta realmente un pezzo importante della storia dello judo a Sassari. Complimenti, maestro. Quante sensazioni e quanti ricordi, perché poi sono tutti legati a quello che si è fatto sulla tappetina, sul tatami. Io soprattutto i ricordi più belli, che grazie alla disciplina del judo ho girato mezzo mondo, dal Brasile a Cuba, metà Europa, ma lo devo soprattutto al judo. E poi, siccome sono personaggi un po' dimenticati attualmente, però io faccio parte della memoria storica, è doveroso ricordare il mio maestro deceduto tanti anni fa, quello che mi ha passato poi il testimone, il maestro Mario Canuppoli, e soprattutto un grandissimo personaggio scomparso anche lui, Franco Sieni. Quante volte ne abbiamo parlato, papà di Guido, indimenticata persona. Ho voluto ricordarli perché noi siamo qua, io sono qua, ma a loro devo tanto. Non ho fatto niente, ho soltanto qualche volta rotto le scatole a loro, però credo che il judo, non solo io, ma tutto il judo regionale, debba molto a questi due personaggi. Ne nasce uno ogni 100 anni, non credo che avremo la fortuna di averne altri, speriamo di averne altri, però chi ha conosciuto il personaggio Canuppoli e chi ha conosciuto il personaggio Sieni sicuramente hanno ancora un grandissimo ricordo. Io ho voluto ricordarlo in questo momento perché qui adesso ho iniziato con loro giovanissimo e volevo stare 6 mesi, guadagnarmi la prima cintura gialla, andarmene via e raccontare in giro dopo, nel corso degli anni, che avevo fatto judo. E invece quanti dan? Sono 6° dan di judo, ma non li vorrei manco considerare. Voglio soltanto ricordare che uno che è iniziato nel 1960 si trova con 63 anni di judo o 64 anni di judo sulle spalle. E quella luce negli occhi che dice: questa è stata una grande esperienza formativa e che sicuramente speriamo possa essere mutuata da tanti giovani che si avvicinano a questa meravigliosa disciplina. Ne abbiamo tanti, sono cambiate le generazioni, sono cambiati gli stimoli anche di questi ragazzi. Ragazzi, però spetta a noi soprattutto avere un rapporto più che di tecnico o autoritario, un pochino autorevole sì, ma non più di tanto. Bisogna avere molta empatia, entrare nella testa dei ragazzi. Di questo posso vantarmi che sono riuscito, perché io avantieri ero a Roma. Ieri ero ad Arborea, ero un po' che non andavo ad Arborea, mi sono venuti incontro almeno 100 giovani tecnici e altri personaggi, tutti felicissimi di abbracciarmi. Questo è il premio, i danni non servono a niente, il rapporto umano è quello più importante. Grande lezione di vita del maestro Giuseppe Giordo, grazie. Grazie a te, Ico, che sei un amico veramente, e poi ci conosciamo da tanti anni. Grazie. Grazie ancora.